Chissà, anche i grandi amori sono soggetti alle loro peripezie. Anzi, quando le cose sono giunte all'eccesso, per lo più sono forzate a diminuire. Nel caso il vostro amante non fosse fedele quanto voi siete, avrò sempre anticipata la mia dichiarazione. Non dice male, signor Conte. Il suo amore non pregiudica né voi né il signor Fulgenzio e non si possono prevedere i casi. Per me non vi hanno da essere altri casi, o di Fulgenzio o di nessun altro. Brava, così dovete dire e mi compiaccio che lo diciate. Ma dei casi possono sempre succedere. Non vorrei che foste l'uccello del malaugurio. Oh, signora, non mi prendete in cattiva parte. È un cavaliere di garbo il signor Conte. Compatitela, parla così perché è innamorata. Ma siatelo, che il cielo vi benedica. Ma state allegra, io non vi molesterò su questo punto. Su, divertiamoci, parliamo di cose liete. Impossibile, signore, ho il cuore troppo angustiato. Signora Eugenia, sta arrivando il signor Fulgenzio. Come l'hai veduto? Dalla finestra, parlava col signor Ridolfo. Ti pareva sdegnato? Anzi, mi pareva allegro. Si è ringraziato il cielo. Ha degli interessi la signora Eugenia? Credo stia arrivando l'amico. Flaminia è qui? Sì. Oh, lode al cielo. Vi vedo finalmente con la bocca ridente. Chissà se ha veduto il signor Ridolfo. Sì, l'ha veduto, è allegro. Non è vero, Lisetta? Ah, sì, verissimo. Corro ad aprirgli, deve essere qui. Si accomodi, signor Grazie, Fulgenzio. Lisetta, grazie. Chi è costui? Venga, signor Fulgenzio. Questo cavalier forestiere è venuto proprio in questo momento, vero? Eh? È un amico di nostro zio e parte presto da Milano, vero? Sì, signora, come comanda. Sono servitore umilissimo a quel signor forestiere e a loro signore ancora. Si fa sempre desiderare, signor Fulgenzio. Troppe grazie, signora. Io non merito di essere desiderato. Accomodatevi. Grazie. Siederò qui, vicino a voi, signora Flaminia. Ma perché non favorite qui vicino a me? Grazie, sto bene dove sono. Venite qui. Con licenza di questo signore vi ho da dire una cosa. Non ne mancherà il tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo. Molto allegra la signora Eugenia, brava. La sua allegrezza è frutto della vostra venuta, signore. Della mia venuta? Sì, mi rallegro con voi che possedete il più bel cuore del mondo. Ah, il signor cavaliere è arrivato in questo momento ed è già stato informato dalla signora Eugenia. Vi dispiace che si sappia che noi ci vogliamo bene? No. Non mi dispiacerebbe se si dicesse la verità. Per me non vi è alcun dubbio. Se voi poi non siete in grado di confermarlo. Flaminia! Signor zio, bella figura, col grembiule. Che importa? Ditemi piuttosto dov'è lo zucchero. È sull'armadio della dispensa. Ah, benissimo. Voglio fare un dolce amaro per il mio padrone. Oh, signor Fulgenzio, mi perdoni, l'avevo scambiata per il signor Ridolfo. Bravo, è venuto a favorirci. Vorrà stare a pranzo con noi. La ringrazio, signore, ma io... Oh, non fa replica. Signor Conte, si contenta che si inviti a pranzo questa perla di gentiluomo? Questa è una perla, sai, è vero, oro colato. Signore, non siete padrone voi in casa vostra? No. Finché il signor Conte si ferma in Milano... Egli è il padrone della mia casa. Ci sta molto il signor Conte a Milano? Sì, si fermerà un bel pezzo. Ah, bene. Ha una lite. E sapete chi gliela sostiene? No. Il grand'uomo, quell'uomo celebre del signor Ridolfo. Molto bene. Signor Conte, vedrà, io non potrò essere sempre pronto, sollecito a servirla. Ecco chi la servirà. Questo è il primo letterato d'Europa, sa? Un cittadino che vanta il sangue più puro, fin dal tempo dei Longobardi, discende direttamente da Adelchi. È poeta, filosofo, prosatore, filosofo, ha tutte le virtù e si intende di tutto, anche di pittura. A proposito di pittura, e che ne dici della mia povera galleria? L'ho molto ammirata. Lo so, ma in 2 ore non si può vedere tutto, eh? Già. Sono 2 ore che il conte è qui. Sì, è venuto a favorirmi da tempo. Oh, bene. Oggi, signor Fulgenzio, avrete l'alto onore di pranzare col primo lume della nobiltà romana, il cavaliere più ricco dei nostri giorni. E tira avanti così. Mi dispiace, signore, ma io non posso accettare le vostre grazie. Oh, nemmeno per scherzo, eh? No. Io dico... Non posso. Io voglio... Chi comanda in questa casa? Comando io. Cioè no, non comando io. Comanda il signor Conte. E il signor Conte la pregherà di restare. Signore, se egli non può o non vuole, perché lo vogliamo obbligare? Ho capito, non vorrebbe che io restassi e io ci sto.
Mi meraviglia che non voglia restare a pranzo con me. Vedete, non gli interesso. Io andiamo, signor Fulgenzio. Faccia un'azione eroica. E Eugenia non dice niente perché Oresti, segno che non le preme. Mi meraviglio di voi, signor Fulgenzio, che vi fate tanto pregare. Beh, io mi farei pregare meno se non temessi di recare disturbo alla compagnia. Oh, via, che ragioni fiacche. Dite piuttosto che non volete restare, perché vi preme di andare a casa per far compagnia alla signora Clorinda, vostra cognata. Ecco il perché. Ha ragione, signor zio, non l'obbligate a dare un dispiacere a quella povera signora. Eh già, rimprovera me perché io non rimproveri lei. Ora mangia veleno, lo conosco, c'ho gusto. Se fosse mia figlia le darei degli schiaffi. No, signor Fulgenzio, mi lascia andare in cucina. Mi consoli con un bel sì. Beh, per dimostrare che qualcheduno si sbaglia, resterò a godere le vostre grazie. Oh, bravo, grazie. Ora sono contenta. Evviva il signor Fulgenzio. Oh, ma facciamo le cose per benino, eh. Signor Fulgenzio, le mie nipoti, specialmente Eugenia, vi pregano di una grazia. Ma che diavolo vorrà dire? Io non sono degno delle grazie della signora Eugenia. No, Eugenia, vi prega che subito andiate a casa, prendiate la signora Clorinda, vostra cognata, e la portiate a pranzo con noi. La signora Eugenia mi prega di questo? Io non mi sono mai sognata questa bestialità. Bestialità la chiamate? Sì, ma vi pare cosa propria incomodare una signora a quest'ora? Perché? È ora scomoda questa? È appena suonato mezzogiorno, ha tutto il tempo di vestirsi, agghindarsi e venire con comodo suo. Pare che c'entri il diavolo a bella posta. Basta, io lascio fare al signor Fulgenzio. Pregatelo a me. Oh, questo poi no. Beh, allora lo prego io. Dispensatemi, tanto mia cognata qui non ci verrà. È certo che non ci verrà perché sa che con lei non mi può vedere. Beh, andate a pregarla a nome mio. No, io non ci vado. E scusate, volete che mangi sola? Andiamo, non è dovere. Piuttosto questo. Non ci resterò nemmeno io. Sì, piuttosto andrà con lei a servirla di compagnia. Lasciatelo andare. Se non crepo è un prodigio. Orso. Che testa, che Orso. Testa! So io quello che farò, non c'è bisogno d'altro. Ehi, succianespole! 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 È il tempo di far la strada. Tieni qui questa grandiana. E aumenta per due persone in più. E le posate? Diavolo, non ci avevo pensato. Mm. E già come faremo? Come faremo? Ingegnati. Ah, ci sono quelle di legno. Stolido, è la reputazione. Mm. Basta, ho trovato. Mm. Me le farò prestare dalla signora Clorinda. Mm. È una donna così gentile, così garbata. Non dirà niente a nessuno. Farò bene? Legno, sì. Vai a lavorare. Signor, sì. Signori, con loro buona licenza. Eh? Dove va il signor zio? Quel distrattone di Succianespole si era scordato di una cosa. Vado io a rimediare. Con permesso. Per ripieghi non c'è un par mio. Io starei bene a corte. Sì. Maggiordomo, primo ministro. Basta, non sono ancora morto. Chissà. In questa casa vi è il più bel divertimento del mondo. Mi dispiace del sacrificio che oggi deve fare il signor Fulgenzio. A me dispiace che ogni sacrificio sia male accettato. Signori miei, amore si nutre di dolcezze, non di sdegno. Bravo! Diteglielo anche voi che non stiano sempre ingrugnati. Sarei più fortunato se avessi i meriti del signor Conte. No, io non ho merito alcuno, ma vi assicuro che se avessi un amante come questa gentile signora, mi riterrei fortunato. E chi vi impedisce una tale fortuna? Io non faccio malopera con nessuno. Parlate per me. Oh, se parlate per lui, è pronto a rinunciarvi solennemente. La signora Eugenia interpreta i miei sentimenti a misura delle sue inclinazioni. Il signor Conte non è capace di intromettersi nei vostri amori. Eh già, è venuto in questo momento e parte presto da Milano, Ma io ho parlato così. Lasciatelo dire, non sapete com'è fatto, ha voglia di litigare. E voi avete voglia di vedermi fare delle pazzie, ma questo gusto non ve lo darò più. Ho deciso di non scaldarmi più il sangue. Da dove viene, se è lecito, signor Conte? Da Roma, signore. Ah, e che dice di quella città? Oh, è bella, stupenda, piena di meraviglie. A noi non importa di Roma. Lasciatelo dire, lasciate che si diverta. Mi dicono che a Roma ci sono delle belle donne, vero? Certo, ed hanno una galanteria straordinaria.
e sono così ostinate come le milanesi. A questo poi... A Roma, signore, degli uomini incivili ve ne sono? Oh, su via, non vi lasciate trascinare dalla collera. Andrei a Roma molto volentieri. Andateci, andateci, che sarete la consolazione di Pasquino. Fa molto caldo qui, eh? Sarà bene che vada a prendere una boccata d'aria in giardino. Con permesso. Che caratteraccio. Ho disturbato il signor Ridolfo perché lo convincesse a venire qui e guardate che bel costrutto. Piuttosto non vorrei che, invelenito com'è, se ne andasse per il cancello. Signor Conte, le dispiace se andiamo anche noi in giardino? Come comanda. Io non ci vengo. Su, via, non fate la puntigliosa, non mi fate inquietare. Vogliamo andare? Sono ai vostri ordini. Su, avanti. Che pazienza. Il signor Fulgenzio ha ragione, dentro fa proprio caldo. Qui si respira un po'. Le piacciono i fiori, signor Conte? Assaissimo. Ah, qui ne vedrà di bellissimi. Lasciamoli soli, la prego. Dite bene. Signora Eugenia, si ricordi dei casi che possono nascere? Eh? Di quale caso intende parlare? Ma chi lo sa, gli badate, noi non ci pensiamo nemmeno. Eugenia non lo può soffrire. Sì, sarà. Sarà come voi dite. Caro signor Fulgenzio, siete assai sospettoso. Non gli dite niente, Flaminia, che orrore lo vedrete andare sulle furie. No, state tranquilla, non c'è pericolo che mi vediate più infuriato. Ho scelto un altro sistema, ecco, io sono diventato pacifico, non mi riscaldo più. Via, siate bravo. Vengo subito, signor Conte. Mia sorella, poverina, credetemi, vi ama di vero cuore. Io l'ho veduta piangere. Non è vero, non le credete, lo dice apposta. Ma cosa sono ora con queste scene? Io non le voglio assolutamente. Vado, non posso far aspettare il signor Conte. Abbiate giudizio, pazzi, innamorati, ma pazzi. Eccomi, signor Conte. Per me ho finito di essere innamorato. Voglio piuttosto mettermi un sasso al collo e gettarmi nel naviglio. Sono pur pazzo io a perdere il mio tempo, la salute e il riposo per lei. Lo vedrebbe un cieco che ha più premure per la cognata che per me. Penerò un poco, ma me lo scorderò questo indegnissimo amore. Se va così adesso, figuriamoci fosse mio sposo. Farò un viaggio, ecco, me ne scorderò. Ho una faccia che pare il vero demonio. Estimo che non mi dice niente. Ma che cosa ci sto a fare io qui con questo spiritato? È meglio che me ne vada. Un viaggio? Felice ritorno. Vada, che il signor Conte l'aspetta. Perché non va a dire alla sua signora cognata che resta a pranzo fuori di casa? Maledetto. Perché non le va a chiedere licenza di restare qui? Le si possono seccare le labbra. Oh, ma ora che ci penso, non verrà a far sapere a sua cognata che resta qui. Avrà paura di lei, avrà soggezione. Possa parlare per l'ultima volta. Mi dispiacerebbe che avesse da disgustare la sua signora cognata. Lasciate in pace mia cognata! Ah, quel bravo signore che non va più in vestia. Non ne posso più. Non dubiti che avrà finito di arrabbiarsi per me. Mi duole del tempo che ha perduto con una pazza. Ma si consoli che dormirà i suoi sonni. Basta! Pentico, signor Fulgenzio! Cosa vuole da me? Che cosa avete in mano? Niente. Voglio vedere. Non ho niente, vi dico. Non facciamo ragazzate. Ho l'onore di rivedervi. Fermatevi! Avete qualcosa da comandarmi? Che cosa... c'è in quella mano? Oh, niente. E quell'altra? Niente. Non facciamo scene. Ma che scene? Le scene le fa ella, io non faccio scene. Mettete via quel coltello. Ma di quale coltello vi sognate voi? Fulgenzio, per carità, datelo a me. Ma che cosa volete fare con quel coltello? Lo so io cosa voglio fare. Fulgenzio. Lasciatemi stare. Lasciatemi stare. Per carità. Ma per me non c'è carità, né amore, né compassione. Ascoltate una parola almeno. Ditela. Una parola sola, ma placatevi se volete che io vi parli. Datemi quel coltello. Signora, no. Io ve lo domando se non per l'amore che mi portate, per quello almeno che mi avete portato.
Maledetto coltello! Mi sento morire. Mi sono dunque così odiosa che preferite morire piuttosto che volermi bene. Sì. Preferisco morire piuttosto che vedervi nelle braccia di un altro. Ma come mai è possibile che vi passino per la mente pensieri così indegni di voi e di me? Io amare altri che il mio Fulgenzio. Io darmi ad altri fuorché al mio bene, all'anima mia, al mio tesoro. No, non sarà mai, non sarà mai. Io morirei prima di farlo. Lo posso credere. Se non lo dico col cuore, che il cielo mi fulmini. Ma allora perché darmi occasione di sospettare? Fulgenzio, non sono io che vi do occasione di sospettare. Ma la poca fede che avete in me fa inquietare voi e offende la mia onoratezza. Ma è quella dimestichezza col conte. Quale? Ma quale? Ma se sono rimasti in conversazione con lui, l'ho fatto unicamente per compiacere mio zio. Ma sì, trattarlo con tanta confidenza da rivelargli l'impegno che avete con me. È forse un delitto avergli rivelato l'affetto che ho per voi. Lodatemi, anzi, d'averlo fatto. Segno che vi amo davvero. E che la mia dichiarazione voleva disingannare chi per avventura si lusingasse di me. Sì. Ma perché vostra sorella darmi ad intendere che il conte parte presto, che è arrivato poc'anzi? Perché dirmi delle bugie? Mia sorella, poveretta, conosce il vostro temperamento. Quando siete entrato, poi, avevate un'aria burbera, sospettosa. Ma perché non vi arrabbiaste ancora di più? Vi ha detto questa piccola bugia, ma l'ha fatto fin di bene. Credetemi, tutto sarebbe niente se voi non fosse così mal prevenuto. E poi, ditemi, quale motivo avete di sospettare di me? Vi ho dato scarse prove d'amore? Non vi bastano le mie lacrime, i miei sospiri? Sono inquieta, è vero. Vi tormento, sì, qualche volta. Ma chi ama davvero soffre proprio a causa dell'amore. Fulgenzio mio, io non vi tormenterò più. Voi mi abbandonerete e io vi amerò in eterno. Voi troverete un amante di me più amabile, più ricca, più meritevole, ma non più tenera, né più fedele. Se vi dà pena vedermi, privatemi della vostra vista, ma caro, conservatemi i giorni vostri. Se anche non sarete mio, io sarò per sempre vostra. E lo sarò finché sarò viva, con tutta la tenerezza del mio cuore. Eugenia, io vi chiedo perdono. Ecco la signora Clorinda. Ahimè, mi avranno veduto in ginocchio. Che cosa è il signor Fulgenzio? Trema della cognata, si vergogna che l'abbia vista ai miei piedi. Sì, di sicuro mi hanno veduto. Povero signor Fulgenzio, è rimasto sconcertato. Signora Eugenia, che cosa è accaduto al signor Fulgenzio? Mi pare che stia poco bene, ma domandatelo a lui. Signor Fulgenzio, mi è venuto qualche male. Sì, mi è venuto un leggero giramento di capo. Sì. Non l'avete veduto che ero caduto per terra? Sì, l'ho detto, si vergogna della cognata. E adesso come vi sentite? Un poco meglio. Poveretto. Ma io voglio guarirvi del tutto. Vado a prendervi un farmaco miracoloso del magnificentissimo dottor Cosmopolita. Vedrete, quello un tocca e sana. Aspettate un momento, vado e torno. Perdonate, signora Eugenia, se sono venuta a recarvi incomodo. Il signor Fabrizio, a furia di buone grazie, mi ha, posso dire, violentata. Infatti, senza una violenza non si potevano sperare queste buone grazie. Prevedo qualche nuovo disastro. Voi mi mortificate, signora. Sapete che ho per voi quella stima e quel rispetto che meritate, ma da quando è partito mio marito, io non sono più uscita di casa. Neanche la sera? Ah, sì? Eh sì, una sera con mio cognato. Ve l'ha detto? No, non mi ha detto niente. Io non mi usa simili confidenze. Male, caro cognato. Quando si ama, si dice tutto. Ma che cos'ha il signor Fulgenzio che ha mutolito? Niente, signora. Ma così in casa, signora Clorinda? No,
No, per dirla è piuttosto gioviale. Già, non è accigliato se non quando viene da me. Qui si dispone alla malinconia. Beh, non potete dire che sia stato sempre così. È vero, è da poco tempo, da quando vi sono diventata noiosa. Eppure mi parla sempre di voi con un grandissimo amore. Gioca in casa il signor Fulgenzio? Sì, sì, qualche volta. E da me grida, bestemmia, tira fuori i coltelli, guardate. Ma dove è andato quel maledetto coltello? Glielo voglio vendere subito. Perché fate di queste cose? Ma perché, perché? Adesso non posso parlare. Che cosa sono questi segreti? Se avete dei segreti non potete confidarveli a casa, anche qui venite a fare cicì! Questo voleva provocare la mia sofferenza, e questo è il vostro coltello! Ma cosa sono questi discorsi? Maledetto sia quando siete venuta qui! Eugenia, Eugenia! A me, in questo modo, a quella pettegola che mi insulta con la sua gelosia! Oddio, oddio, mi sento male! Ecco, signor Fulgenzio! Oh, mi sentite male anche voi? Aiutatemi, signor Fabrizio, io mi sento mancare. Oh, su. E questo è un medicamento, un tocca sano. Fa bene anche alle donne. Su, bevete. Una bella sorsata. Bevete. Ma quel desinare arrabbiato è stato quello di oggi. Io non saprei indovinare il perché. Qualche briga vi è stata fra la signora Clorinda e il signor Fulgenzio. La mia padrona è di temperamento pacifico. Non vi è mai stato da dire con suo marito. E col suo cognato si amano come fratelli. Di questa loro buona amicizia e quest'amore innocente fanno delirare la signora Eugenia. No, quella mettila là. Me ne